che origini c'hai? Romano sei o... Io ho questo cognome strano che io penso sia greco d'origine, alza l'ossa lì all'ossa. È vero! E quindi papà di papà veniva dalla Puglia, Magna Grecia, però di allora poi vai a vedere. Io ho sto cognome del cavolo che o è arabo o è greco. Ma è buono, ma questo è fatto con la macchinetta. Sì. Non è. Ti è piaciuto? Molto. Ah, sono contento. No, no, è un espresso. È un espresso partito. È fatto con questo. Ma sì. Non è perché ormai siamo abituati a bere le cialde. No, io a me non mi piace, li faccio moda. Io sono. Sono vecchio come te, Max. No. E la notte dei pensieri e degli amori. C'è qualcuno in casa? Senti, no, canta, senti, dai, vai. Senti come sento il sentimento, oh, sentimento, sento il sentimento. Questo è il Signore X-Lines di Bruno, adesso spieghiamo che cos'è, allora vai. Sai che ci prendiamo un po' d'acqua? Ok. E ce la mettiamo sul tavolo perché io bevo come un cammello imbizzarrito. Idem. Allora, anche tu, perché tu c'hai pure la barba da annaffiare. Esatto. Allora, tu qui stai qui e io sto qua come... Tu stai lì, tranquillo. Mettiamo filmografia del Bruno. Non filmografia. Mai. Allora. Questo è tuo, immagino. Sì. Questo è mio. Questi sono gli appunti che avevo preso un anno fa. Io recupero tutto, eh. Io sono come te, cartaceo. Noi siamo vecchi. Siamo al 900, siamo. Allora. Ma chi è? Io oggi mi sento molto canterino, però sono indeciso se rimettermi la peppa oppure no, perché si sta bene, ma potrebbe essere quella temperatura. Ho messo un po' d'aria, vuoi che l'aumenti? Hai ragione, allora intanto sappi che queste cose non sono montate, perché ci rifacciamo un documentario di Scorsese tutto in diretta. Max è entrato, aspetta che... Pensa che merda si l'hai già raccontato. Esatto, no, no, certo, no, mi sa che non gliel'ho raccontato perché il format si stava formando. Bruno, ragazzi, Bruno è uno dei primi che è venuto, ma io devo far così perché sennò l'immagine non cambia e non cominciamo ufficialmente, vai. Oh, adesso l'immagine è cambiata. Change. È cambiata, e quello era un fuori onda, ma tanto abbiamo ripreso tutto. Da quando Max è entrato sono passati 2 minuti e poi abbiamo appicciato la camera, perché ci rifacciamo al documentario di Scorsese e dove appunto non c'è fuori campo, quindi hai fatto bene a metterti la felpa. Massimiliano Bruno, noi lo adoriamo, oggi ha fatto dei commenti sconcissimi che purtroppo non sono stati ripresi sulla barba di Paolo Grabetta, che è dall'altra parte della bellissima Sony. Mirko D'Alessio monterà o non monterà, ringraziamo tutta la squadra di Bad Taste di post produzione, Andrea, Francesco, Berni, Mirko, e vai così. E Max lo adoriamo perché Max è stato uno dei primi che ha accettato sta follia, è venuto qua un anno fa, se ricordava niente, se pensava che erano 4 anni fa, pensa come sta ridotto, è venuto un anno fa, non c'era ancora il governo del cambiamento, pensa un po'. No, non c'era ancora tutto questo grande cambiamento, in effetti mi è aumentata la monnezza sotto casa, quindi è cambiata proprio a livello di... peso specifico dei cassonetti. Altri cambiamenti del governo del cambiamento? Senti il cambiamento? Ma no. Non l'hai sentito? Sento il cambiamento, sento il fascistello. Eh sì, là un po' cambiato, eh? Sì, sì, ma diciamo che sono usciti un po' fuori come i sorci e adesso quello che pensavano adesso lo dicono. Chissà come mai, forse c'è qualcuno che gli, ma perché gli, è un paese, gli dà un po' di spinta, no? Un paese che c'ha una gran parte di fascismo. Ok, vabbè. Però pazienza, ma vogliamo parlare di cinema. Non parliamo di allora, questi, che tanto non ce l'hanno al cinema questi. Ok, Max è stato così matto da accettare quest'idea e ci ha aiutato a formare il format, che comunque non si è formato economicamente. È venuto, c'aveva gli occhiali da sole, bellissimo, mi ha raccontato delle cose stupende per la prima volta. Abbiamo parlato di Ulisse e Benedetti, abbiamo parlato dello spettacolo del Brigate Rosse. A un certo punto mi ha detto queste cose che non l'ho mai detto a nessuno. Abbiamo parlato di Federico Calaceci, de prima ero lobotomizzato, del locale tipico del figo che era il locale, del Teatro Colosseo, di Ulisse Benedetti, appunto il mitico Ulisse Benedetti. Alessandro Vannucci, l'incontro con Santa Maria con i capelli gialli, Santa Maria che lo porta a conoscere Paola Cortellesi, Beatrice Bracco, insomma, allora, visto che abbiamo parlato della sua formazione, mi ha detto delle cose bellissime sulla sua famiglia,
Max è del 70, lui mi tratta da ragazzino, io sono del 74, è la stessa cosa, però a scuola è vero che, e fra poco parleremo di questo film che parla molto di questo, a scuola è vero che un anno era un baratro pazzesco, pensa 4, adesso che siamo due vecchietti invece siamo praticamente coetanei. Praticamente sì. Esatto, non c'è più differenza tra noi di 4 anni, e, però proprio perché, andatevela a rivedere, quest'uomo ha raccontato in modo bellissimo, secondo me, la sua vita nella prima video intervista che abbiamo fatto con Max un anno fa. Oggi ci concentriamo soprattutto, e che non solo riguardava la sua vita e questa passione che io per, che ho per Massimiliano, perché proprio fisica, perché Massimiliano è un bello. Beh, ma allora, è bello fisicamente, Massimiliano. È bello fisicamente ed è, vedete, il suo corpo è pieno di 900, il palcoscenico, se sente l'odore del teatro proprio, caldo caldo, se sente l'odore della commedia, Adam McKay è in sala con Vice o Vice, Max è uno di questi, è un Judd Apatow, è un John Landis, è un Adam McKay, cioè lui ha fatto veramente la commedia, poi ha pensato di come la commedia potesse diventare dramma, ogni tanto l'ha anche fatto, quindi è un Adam McKay, è un Judd Apatow. È uno di questi che ci piacciono molto perché nasce chiaramente da lì, tanto che è bellissimo l'aneddoto delle Brigate Rosse, perché Max fa questo ingresso in questo primo spettacolo e fa ride, e questo è stupendo per chi ama lo spettacolo come noi. Sì, è un po' meno per me che avevo 19 anni. Beh, però è un segno, cioè Max entra, fa una cosa e fa ride la gente attorno. Beh, Max, però per chi come noi ama lo spettacolo è già una fenomenologia, cioè è già... È una scena che dà un imprinting, insomma. È un imprinting, esatto. Poi l'abbiamo visto attraversare tante cose, ha scritto, ha lavorato, ha fatto, ha smazzato, è partito, diciamo, ha lavorato, lavorato, lavorato. Veramente con Bruno tu senti proprio la salita. Poi è arrivato al cinema e al cinema ha partecipato anche un po'... vecchio stile, ha un'idea di factory, di scrittura, un tavolo lungo, tante persone. È colpa di Max anche se c'è questo revival insopportabile degli anni 80, fra poco rientriamo nel vivo. Non se ne può più. È colpa tua però, perché nel 2006 esce un film italiano stupendo, magnifico, io sono un grandissimo ammiratore di Notte prima degli esami, all'epoca eravamo tutti innocenti e anche noi ragazzi degli anni 80 lo vedevamo e dicevamo: cavolo, siamo arrivati, cioè è il nostro Sapore di Mare, è il nostro American Graffiti, porca mignotta, cioè porca mignotta è troppo, dai. No, parolaccia. Che è una tipica imprecazione degli anni Ottanta. Quanto è bello questo film, quanto è bello il lavoro sulla musica pop, quanto è bello il lavoro sui corpi, quanto è bello recuperare Faletti in questo modo, cioè rimanemmo proprio quanto su belli sti nuovi attori, e Max era uno degli sceneggiatori. Adesso quel film ebbe un successo clamoroso, e ha permesso a Max di entrare, diciamo, dentro questa squadra. Ne abbiamo parlato molto l'altra volta e abbiamo parlato anche degli altri film di Max, che sono belli, bellissimi. Abbiamo parlato di quanto Viva l'Italia abbia una scena acre, tostissima, su una sodomizzazione metaforica del paese Italia, rappresentata da tre donne che sono ognuna un colore della bandiera italiana, e la Bruno ha fatto anche incazzare terribilmente un grande, che non so se lo disse all'epoca, adesso lo dico il nome. Bersani. No, facesti incazzare. Tu mi dicesti che facesti incazzare delle persone. I politici. Che erano anche poi vicini a noi, no? Cioè vicini a un'area. Io ti dico che facesti incazzare tantissimo e mi colpì molto un grande satirist, Stefano Disegni. Ah sì, è mio amico. Ma lo so che è tuo amico, ed è anche mio amico, si indignò. E questo mi colpì perché noi siamo figli dei Satirist, dei Python, siamo figli appunto della Zazz, del Saturday Night Live, del National Lampoon. Cioè che un Satirist, sì, come Stefano, un genio Stefano Disegni, che si indignasse perché mi disse: ma quello è come Bersani, e allora Bersani è una brava persona. Ok, però insomma cerchiamo un attimo di vederla oltre. Ok, però Viva l'Italia ha recuperato un film interessantissimo, c'è sta scena devastante, devastante, con Frankie Energy sottofondo. Frankie Energy è uno di quelli che stava nella storia di Max col locale, bla bla bla. Confusi e felici, gli ultimi saranno gli ultimi, tratto dal suo spettacolo teatrale che io adoro, va bene? C'è scena... la devo fare sempre perché io sono... Ogni tanto scappa. Sì, beh, c'ho sto feticismo, cioè, sta cosa che... Cioè, sta scena che a me... Io non lo so, non lo so perché mi partono ste schicchere, però c'è questa cosa con la...
anche il sonoro. C'è questa cosa che fa Gasman fuori campo con Paola Cortellesi inquadrata, è una inquadratura che io non mi... cioè non mi esce, Bruno. Grazie. Non mi esce, sono contento, cazzo, perché è una delle mie preferite di tutto quello che ho fatto. È stupenda. Cioè sì, si vede il braccio di Gasman che entra in campo, prende la bottiglia di plastica e c'è tutto in quel fotogramma. Io ti ringrazio perché quella è una cosa scelta, amata e voluta. E quindi è non casuale, perché certe volte mi fanno dei complimenti su delle cose che sono venute casualmente. Ah, quella battuta era fortissima, tu sai che è un'improvvisazione dell'attore e tu non l'hai scritta. E grazie, sei lì però dentro di te ti arriva la boca come a dire un barincazzo, perché tanta, tu lo sai, no? Anche se loro pensa. E invece in questo caso questa scena che stai citando tu è una cosa che ho fortemente voluto. Vabbè, quel film poi lo amo particolarmente. Bellissimo film, bellissimi Gasman, bellissima Cortellesi, regista di donne, regista che ama le donne, te ne accorgi sempre, e fra poco parliamo anche di questo, non so perché, fra poco io lo chiedo, perché insomma Bruno c'ha un rapporto con l'universo femminile molto particolare, e quindi, e c'è in tutti i suoi film, è una traccia che tu, se sei un po' attento, come senti il sentimento, il suo tormentone che è in tutti i film, anche in questo Fabio Cofferri, che è fantastico, però c'è questo amore di Max per le donne, e fra poco ne parliamo. E poi io lo portai qui che c'era anche Beata Ignoranza, che è un po' un minore bruniano, ma che è un film che è delizioso, con la sensazione che Max ci avesse molto lavorato al montaggio e l'avesse un pochino tirato un po' su, gli avesse dato un po' di schicchiere, gli avesse infilato il pepe nel naso al film, e il film era venuto con una sua vivacità, sì, con una sua verve. È vero, il film è grazioso. Ma adesso siamo arrivati alla bomba, quindi calmi, perché se lui vuole fare gli amarcord, li faremo gli amarcord. Mettetevi a sedere, oh, perché tra poco qui si bestemmia proprio. Parliamo soprattutto di... è quasi un'intervista monografica questa, quindi visto che se volete sbizzarrirvi con l'infanzia di Bruno, la giovinezza di Bruno, Nanno Martellone, Zero, uno spettacolo teatrale a cui è molto legato, molto importante, del 2005. Che rifarò a marzo al Teatro Piccolo Eliseo. Ecco, là, fantastico. Te lo meriti Nanni Moretti, una famosa battuta di un film di Bruno che cita una famosissima battuta di un film di Nanni Moretti, e c'è il bombo, e lui racconta tutta la genesi, racconta... Se volete studiare tutte queste cose della filmografia di Bruno precedente, vi andate, cioè, a vedere la precedente, l'altra video intervista dove siamo più giovani di un anno. Ma bellissimi, Max c'ha gli occhiali da sole, è star proprio, cioè è fighissimo, sì. Adesso noi parliamo di Non ci resta che il crimine. Io sono andato fuori di testa questo film. Io penso che sarà un film che dovete assolutamente andare a vedere al cinema, perché si parla tanto di crisi del cinema italiano, un box office drammatico nel 2018. Questo è un film che ci deve proprio portare dentro una sala, e c'è il revival degli anni 80. Adesso io non lo sopporto il revival degli anni 80. Basta. Ma in questo film l'ho adorato. Di cosa? Sinossi in due secondi. Tre amici che non sono nemmeno troppo tali, Gianmarco Tognazzi, Marco Giallini e Alessandro Gasman, scimmiottano, sono un po' i gladiatori, ma non stanno davanti al Colosseo, stanno davanti al bar della Magliana, e se mestono come la banda della Magliana. Siamo oggi, l'inizio è brutalissimo, durissimo, quasi brutto, infatti io stavo così sulla poltrona perché non li amavo, non capivo chi erano. Ma poi ho capito dopo che è un film che c'ha bisogno proprio di andare avanti, che è proprio bello questo cinema. Questi qua, insomma, in poche parole, all'improvviso viaggio indietro nel tempo. E dove vanno a finire? Vanno a finire a Frattocchie, 1400, quasi 1500, come Benigni e Troisico, non ci resta che piangere? No, vanno a finire nell'estate del 1982, si sta svolgendo un certo campionato mondiale di calcio per chi è più vecchio, e c'è ancora, che cosa? Quelli che loro scimmiottano ci sono, soprattutto c'è Renatino De Pedis, che molti di voi conosceranno con il soprannome di Dandy, a partire dal romanzo criminale con il grande Roia, che lo ha interpretato, il romanzo criminale serie TV, mentre invece era Claudione Santamaria, esatto, in romanzo criminale film di Michele Placido. Ma anche se da noi è Renatino e basta, nel senso, De Pedis l'hai detto tu. È Renatino. E loro, questi tre, entrano nell'82, entrano in questa... E a quel punto il film
diventa una, ragazzi, un'avventura nel tempo che non solo mi ha fatto, non mi ha rotto le palle come revival degli anni 80, perché è, non è stucchevole, non è guarda quanto eravamo fighi, guarda quanto era, anzi, ricorda anche delle cose dure degli anni 80, una cosa legata a Nicola Guaglianone, fra poco ne parliamo, che mi ha fatto morire dalle risate, perché si sente molto l'impronta di Nicola Guaglianone, che è uno degli sceneggiatori insieme a Bassi, Menotti, Roberto Marchionni, Nicola e Menotti vengono da Gig, e Max Bruno, quindi è una bella cosa con quattro sceneggiatori. Una nuova factory. Una nuova factory, e a quel punto, ragazzi, andate a vedere sto film. Noi spoileriamo, eh? Quindi questa video intervista va online nel momento in cui il film è già uscito. Noi spoileriamo, spoileriamo un po' Max. Sono un sacco di morti. Morti, sparati in testa, volevo dire. Si può dire? Allora, partiamo subito da quanto è importante che ci siano i morti. Sparati ma in testa. È importante se vuoi fare il film di genere. Noi vogliamo fare un film. Abbiamo voluto fare un film dove Ritorno al futuro incontrava romanzo criminale. E se vuoi fare romanzo criminale, devi sparare in testa a qualcuno. Io penso questo. Bisognava essere duri. E non duri che si vede il colpo che parte e non si vede il corpo sul quale arriva il proiettile. Io ho fatto vedere anche il proiettile che arriva in testa e anche il sangue che esce dal cervello. Mi sembrava giusto e doveroso rispetto al genere che volevamo rispettare. E quindi ecco che arrivano i primi cadaveri, e secondo me arriva questo omicidio del sorcio nel film, arriva in un momento del film e improvvisamente dà una credibilità al cattivo, a Renatino, che poi è interpretato da Edoardo Leo, per cui da quel momento del film in poi tu ti dici, accidenti, questo può uccidere, e tutta la storia diventa più credibile. La paura dei nostri protagonisti diventa più credibile, perché in un film del genere, che è un action comedy, ma è un action, se vuoi che sia credibile la storia, devi far capire che, chi è, che i nostri eroi hanno paura veramente di morire, perché quello può ucciderli. E in effetti succede a un certo punto, ma non voglio spoilerare veramente il film, che cioè, insomma, okay, sono gli omicidi. Ecco. È il tuo battesimo del sangue? Beh no, qualche morto insomma l'avevo visto, ma tutto sempre in chiave di commedia. Addirittura quando ho scritto Notte prima degli esami facevamo morire la nonna della Capotondi, ma non moriva in maniera violenta. Sì, insomma, esatto. In questo modo, e in altri film non ho avuto morti violente proprio messe in scena. Quindi, esatto, bravo, è il mio battesimo, chissà se poi continuo, bisognerebbe fare un bel film. Come sei arrivato a sto battesimo del sangue? Perché venivi da, cioè io ho avuto la sensazione che per tanti di voi, soprattutto te Edoardo, sia proprio un film che vi porta quasi in una nuova dimensione. Beh, Edoardo l'ho voluto fortemente su questo ruolo, perché secondo me lui, che è un attore bravissimo, aveva fatto un po' di ruoli simili nella sua filmografia e questo ruolo qua gli mancava, e secondo me sono quei ruoli che fanno intanto mettere i puntini sulle i per far capire pure al pubblico quali sono gli attori bravi e quali no, e questo è secondo me un ruolo che fa ricordare a tutti che Edoardo Leo è un grande attore, che è bravissimo, perché quando ci siamo messi a tavolino a cercare di costruire questo personaggio abbiamo subito capito che bisognava camminare sul crinale della credibilità. Se lui era credibile come cattivo, era credibile tutto il film. Se lui, come si dice a Roma, sfaciolava dalla parte della commedia o della farsa, diventava una sciocchezza il film. Quindi lui è credibile, però allo stesso tempo abbiamo lavorato tanto per non perdere quei 4-5 appuntamenti di comicità che ha quel personaggio lì, che non ha la comicità perché gli succede qualcosa di buffo, ha la comicità per quello che dice e per come lo dice. Quindi abbiamo fatto delle scene di comicità, di situazione, ad esempio nel nostro film il personaggio di Gianmarco Tognazzi porta una parrucca nel 1982, perché nell'82 ancora se eri pelato eri considerato uno sfigato, insomma, sostanzialmente. Quindi lui che fa mettere la parrucca per essere credibile con i criminali. E c'è stata una scena in cui Renatino, il criminale, scopre che lui ha la parrucca, che lo vede pelato,
E quella scena è molto divertente, che dice, ammazza quanto sei brutto. Mamma mia. È già scattato un amore tra loro poi, perché è la cosa più bella del film, secondo me. Allora, il film fa una cosa geniale, cioè crea delle coppie. Tre coppie. E in questo modo scava molto, che è sceneggiatura. Anzi, io come al solito sto sbagliando tutto. Torniamo indietro. Come arrivi a questa... come entri in contatto con questa storia? Entro in contatto con questa storia perché stavo pensando a un film da fare per la stagione scorsa, e a un certo punto Nicola, Andrea e Menotti mi fanno leggere 10 pagine di soggetto di questo film, e con la mia produttrice Federica che dice, ma questo non è il genere di Massi figure, e io, ma perché, che genere è, prima di leggere? Guarda, è una cosa, un viaggio nel tempo. E io ho detto, guarda, non credo che la mia produttrice lo farà mai, perché ho proposto 5 anni fa come mio secondo film un film su un viaggio nel tempo, perché mi piaceva andare a raccontare la storia dell'Italia. Poi ho fatto Viva l'Italia, però mi piaceva andare a fare un viaggio nel tempo nell'epoca del fascismo, nel 68 e nei giorni nostri. Volevo far vedere come era cambiato il paese attraverso le avventure di questi protagonisti. E allora mi dissero, a parte... E allora ti dissero, no, queste sono cose nostre, non ti preoccupare. Sì. Io sto a fare così perché ogni volta che uno dice viaggio nel tempo il produttore vede... Certo. No, lo dico per i cineasti, ecco. Allora mi dissero che era un genere che in Italia non funzionava, che i film di fantasy non funzionavano, che costava un sacco di soldi. E quindi fui scioccamente scoraggiato a fare questo film, dopodiché poi mi ritrovo... che la mia produttrice invece dice fico, cioè, ma come fico, ma quando avevo proposto io 5 anni fa non era fico. Allora, Federica è Federica Lucisano, che salutiamo, ok, e... Federica mi dice se tu lo vuoi fare lo facciamo, mi ci piace. Ah, vi piace? Dico, allora vediamo se le piace a me. Lo leggo e capisco che c'era la potenzialità per divertirmi e fare finalmente qualcosa di diverso, perché poi il problema che hai, ma che hanno tutti i registi che hanno un po' di coscienza, e che quando nella tua poetica hai detto quello che vuoi dire e ci hai messo magari 2 o 3 film, dopo un po', vuoi perché cambi a livello, certo, di età, vuoi perché cambi a livello di esperienze, vuoi perché hai voglia di dire qualcosa di diverso, comincia a diventare un po' come quei musicisti che poi fanno sempre lo stesso disco, no? Comincia a diventare un po' difficile trovare la voglia di fare, di, certo, fare cinema. Certo. Io infatti stavo in un periodo in cui avevo scritto un romanzo, ho rifatto la regia del sogno della notte di mezza estate a teatro, cioè stavo divagando perché non mannava più di fare cinema, e certo, leggendo queste 10 pagine mi è tornata la voglia di fare cinema. Ci siamo messi a scrivere la sceneggiatura divertendoci tantissimo, perché poi è un misto di esperienze differenti. Ti puoi immaginare uno come Menotti, che viene dal fumetto, uno come Nicola, che ha 300.000 idee, straordinario, è una fucina di lui c'ha proprio l'idea della mescla fra i generi, quindi è uno che ti stimola da questo punto di vista. Uno è di una sapienza come Andrea Bassi, che conosce a menadito l'idea della sceneggiatura, i 3 atti, i turning point, il punto di morte, cioè è uno che ogni tanto ti dice, se tu dici un'idea che sfaciola un po' troppo, no, no, è qui questa la svolta del secondo atto, non può avvenire se non prima che quello dica a quell'altro quella cosa. Cioè, come quindi... ho sentito sti 3 atti in questo film? Come l'ho sentito? Una delle cose a 3 atti che... Ma io sono uscito proprio per... Andrea Bassi da questo punto di vista è molto in gamba. Andrea, ci ho già lavorato, ci conosciamo da 30 anni ed è bravissimo. E poi ho messo un po' la mia caratteristica, che è la comicità. Che ci hai messo te? Beh, molto... Entriamo dentro la bottega. Nel senso, perché queste sono cose che devono servire molto anche per chi vuol far cinema. Per chi vuol fare premesso che io oggi televisione, cinema, web, qualsiasi creatività e prodotto audiovisivo. Io ho premesso che io odio quando si scrive un film dire quella battuta l'ha scritta coso, quella. Bene, e io quindi dei meriti non me li prendo. Per me te lo meriti Nanni Moretti, okay, l'abbiamo scritta io e Falcone. Non mi ricordo chi, cioè mi ricordo, ma non me vado. Rocco Papaleo, nessuno mi può giudicare. Sì, esatto. Esordio alla regia di quest'uomo, Davide Donatello. E tutto quanto è sempre partorito insieme. Però ritengo come mia qualità di poter dare, di saper dare una comicità, un'ironia, proprio nelle battute, nella bocca degli attori, riesco di solito a mettere qualcosa di divertente e ad avere delle idee
che vanno dalla parte della commedia. A meno che il lavoro. Renatino sul pelato è tua, secondo me. No, beh, no, beh, l'atteggiamento, ammazza quanto sei brutto. No, rimetti la statua. Non glielo dice, glielo dice, è innamorato già. Sì, sì. Ragazzi, c'è sta un amore gay, per non usare altre parole. Sì, meraviglioso. Ma no, le piccole gag che comunque fanno parte della mia formazione, lui, loro che vedono la partita, è lui che fa così. E quando fa così gli tira sulla parrucca e non se ne accorge, quindi vedi Tognazzi è terrorizzato perché gli è andata sulla parrucca, e quello che poi lo guarda e vede che l'attaccatura è un po' diversa, ma non ci fa caso. Insomma, uno se ci metti, bravo, 40 gag del genere dentro, considerando che di solito i rigori su 4 3 li segni e uno sbagli, e qui tu devi sempre pensare a questo, no? E devi, guarda, perché è una cosa che ci diciamo sempre nella comicità quando la scrivi, no? Perché nella comicità, quando tu calci un calcio di rigore, cioè una cosa che è scritta per far ridere, se fa ridere hai segnato un rigore e hai fatto semplicemente il tuo dovere. Se non fa ridere non è semplicemente che non hai segnato un rigore, è proprio una nota stonata che arriva. Cioè, chi fa il vostro mestiere? E quindi poi devi avere il coraggio in montaggio di capire, che quando capisci in realtà che una cosa non funziona, di toglierla. E tu stai lì che poi devi comunicare agli sceneggiatori: oh, sapete quella battuta che ci faceva tanto ridere? Poi quando l'ho girata, ho visto il montaggio, non fa ridere, l'ho levata. No! Perché l'hai levata? Ma era geniale, ma non è venuta, che te devo dire? Ma ci sta una. Ma ti racconto sta chicchetta, no? Perché vai. A me piace dirti le cose che non ho mai detto. Vai! C'è il trailer che abbiamo montato di questo film, quello lungo che è andato al cinema di 2 minuti, termina con una battuta, cioè. I nostri tre comici eroi, Gasman, Tognazzi e Giallini, escono vestiti da Kiss perché hanno fatto una rapina per non farsi riconoscere, hanno pensato bene di vestirsi come i Kiss, quindi tutti pitturati in faccia, escono portando in ostaggio il direttore della banca, arrivano di fronte alla macchina della polizia puntando la pistola al poliziotto, il poliziotto rimane così da copione, la battuta era il poliziotto che chiede: e voi chi siete? E Giallini, e doveva chiudere la scena, doveva dire: siamo i Kiss. Abbiamo girando, quando abbiamo fatto il piano del poliziotto, con loro che ormai era finita la giornata, quando il poliziotto, che è un attore bravissimo che si chiama Andrea Venditti, ha fatto il suo campo, a un certo punto, improvvisando, dopo lo stop, ha detto: e chi siete voi? Siamo i Kiss. Lui ha fatto: i Kiss siete. E noi, però io avevo dato lo stop, e noi abbiamo riso però dopo. Ho capito che se io tenevo e giravo quella roba, dopo faceva ancora più ridere. E in effetti l'abbiamo rifatta. Guarda, la devi dire prima che do lo stop, devi dire subito: chi siete voi? Siamo i Kiss. I Kiss siete. E io ho montato questo attore, che è bravissimo, ripeto, c'ha solo 2 battute nel film. E queste 2 battute sono le battute più divertenti. Sì. Mi era già capitato, e nessuno mi può giudicare, quando la Cortellesi a un cameriere diceva: voi dovete essere orgogliosi di essere africani, e lui gli dice: veramente, io sono di Catanzaro. Si chiamava Vincenzo Scurucchi, aveva una sola battuta ed era quella che faceva più ridere tutto il film. Cioè, è un gusto, se fai commedia, che devi avere, ed io sono uno alla Gattuso da questo punto di vista. Sì, cioè sì. Io gioco, tu mi puoi impostare la partita, sì, la cosa, poi quando entro in campo e gioco, io devo, quando giro la scena, come dovere mio rispetto ai film che faccio, metterci un paio di cose al volo che capisco soltanto in quel momento, che in sceneggiatura non riesco a capire, certo. Perché la sceneggiatura è sempre molto precisa. E questo è il teatro. E questo è il teatro applicato al cinema. Questo sono tutti i 25 anni di teatro che ho fatto, la scuola che ho fatto con il mio maestro, che è Sergio Zecca, che è stato bravissimo, e col mio secondo maestro, che è stato Furio Andreotti, e entrambi mi hanno sempre spinto a una cosa, mi hanno responsabilizzato, mi hanno sempre detto: in scena, se tu senti che ce n'è, azzarda, ma devi essere altrettanto bravo a capire quando non ce n'è che non devi azzardare. E questa è una grossa responsabilità, perché come se un allenatore al centravanti gli dice: senti, quando stai a 25 metri dalla porta, lontano, se tu vedi uno spiraglio, provaci, ma se capisci che non puoi segnare, non ci prova. Che significa tutto e niente. Cioè, significa so cazzi tuoi. Cioè, è una cosa tua. Applicato al cinema, questa cosa che sta dicendo Max è molto interessante, perché poi mentre parla io purtroppo ho tutto il suo film che mi scorre in testa.
E poi a volte mi sbaglio pure, ho fatto delle figure di merda con Guadagnino, perché li rivedi, poi ti piacciono così tanto che li rimonti, immagini i movimenti di camera che non ci sono. Però mentre parlava Max, pensavo, vedi, alla differenza tra il teatro e il cinema. Mi sono piaciuti tantissimo dei primissimi piani tra Edoardo e Gianmarco Tognazzi, che già fanno capire, stiamo molto parlando, è una delle cose che amo di più del film. Questo, allora, i tre sono tre archetipi, vengono anche proprio, vengono usate le parole dell'archetipo, e sono il cazzaro, il pusillanime e il fregnone. Il fregnone è Gassman, il pusillanime è Tognazzi, il cazzaro è... Fammo i soldi con la mala, esatto. La smorta. E già questo stai dicendo Francesco, sono tre archetipi che vengono dall'antica Grecia e che sono stati poi sviluppati da Shakespeare. Quindi già in questo che dici c'entra il teatro. Magnifico. Già c'entra la storia di quello che abbiamo studiato. Magnifico. Della tragedia, della commedia greca e di William Shakespeare, perché sono tre archetipi shakespeariani. Magnifico. Avete presente quei tre? Ripeto, ragazzi, io sto parlando del fatto che all'inizio io li odiavo. E odiamo anche il film perché, ma questo è naturale, perché non sapevo chi erano già vestiti da personaggi, no? Mentre in Perfetti Sconosciuti è fantastico l'arrivo loro a cena, perché tu vedi le varie coppie borghesi da dove partono, e questo serve molto, no, allo spettatore per capire che, ok, e lì tu li vedi già tutti così, Giannini che rompe il cazzo, oh, cosa fa? Questi che Gassman e Tognazzi, che, cioè, è come se meta, perché poi il film è molto meta, sentissi io proprio che loro non volevano partecipare a quella cosa, e poi a un certo punto il film si libera, diventa più naturale, cioè questo inizio molto. Noi abbiamo tecnicamente in sceneggiatura azzardato una cosa. Avete azzardato? Cioè abbiamo, per liberare due il setup. Cose, anche una dopo, secondo me avete azzardato. No, noi abbiamo fatto quello che di solito si fa nel setup, cioè il setup normale di un film dovrebbe avere 5 minuti in più, esatto, in cui ti spiega chi sono loro. Noi abbiamo deciso... È stata una cosa, l'ho deciso io in montaggio. Bravi. Ho deciso certe cose di snocciolarle durante il film. Bravi. Perché si capiva. E credo che questa sia una chiave moderna. Gli americani lo fanno in continuazione. È bravi. Da noi c'è un po' questo appesantimento. L'ho fatto per liberare un po' l'inizio del film, sì, che è la parte forse più, come dire, didascalica, sì, e quindi meno divertente. Hai fatto bene. Sei stato proprio bravo. E questa è stata una scelta. Eppure gli sceneggiatori, quando l'hanno visto, perché comunque io ho tagliato 5 minuti nei primi 13. Ma lo capisco. Ma quando l'hanno visto all'inizio sono rimasti un po' così. Rimani. Però l'ho detto, hai fatto bene. Hai fatto bene, cazzo. Infatti lo dico pure io che hai fatto bene, perché il film... Che cos'è il cinema rispetto anche alla serie televisiva? Oggi si sta parlando di questa debolezza. Questo è il cinema. Tu entri, c'hai un attimo questa cosa, poi entri dentro questo viaggio che è nel tempo, ma è un viaggio anche nei loro rapporti. Che poi fai, in questo siete stati fantastici, lo fai con chi? Lo fai con loro, cioè quello che scopre lo spettatore è uguale a quello che scopre il personaggio. Oh, bravo, io esattamente il lavoro che ho fatto in montaggio con Luciana Pandolfelli. È questo! Abbiamo detto, rischiamo di scoprire le cose insieme al pubblico. Oh, perché Gig è uno dei film più belli degli ultimi 20 anni? Perché fa questo? Perché Enzo Ceccotti siamo noi, ragazzi! Sì. Siamo noi! E quando... Siamo noi Enzo Ceccotti. E quando Enzo già la capisce, abbraccia la signora, lo abbraccia, è quella la scena che Nicola giusto sempre rompe giù. È quello il momento che Nicola e Gabriele sanno, quando Enzo sta per strada, la signora salva la vita, la signora lo abbraccia e là Ceccotti capisce, e poi capisce. Perché quella è una scena che va sul fatal flow di Ceccotti. Esatto. Cioè va a colpire quello che è la sua problematica, la distanza dalla gente. Esatto. Il touch che non c'ha. In quel momento lui boom capisce. Ma te non te ne frega neanche cazzo, non vuole sentire manco la radio all'inizio, sì, è nichilista. Sì, cioè, lui è lontano dal mondo. Nel momento in cui sente l'epidermide, in qualche modo, anche nel rapporto con Ilenia, no? In qualche modo lui capisce che la sua vita c'ha un'altra chance, c'ha un'alternativa, c'ha una strada diversa, che poi è quello che vogliamo scoprire nei film. Cioè, esatto. Quello che ci interessa è che cosa succede a sto personaggio che è boom 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 boom, se improvvisamente bam, 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 gli succede una cosa che lo mette in gioco su un'altra strada, e magari questa strada che va a affrontare va a battere sul suo fatal flow, cioè quel problema che ci ha avuto magari da piccolo, per cui è diventato un uomo così, ad esempio, chiuso, adesso lo deve affrontare facendo un'altra strada nuova, diversa, avventurosa, che probabilmente lo porterà o alla morte o al disfacimento. E poi te ne frega un cazzo se lui vince o perde. A te te frega se Rocky Balboa batte Apollo Creed. No, a te te frega che ha trovato se stesso e che poi dica Adriana! Sì, cazzo, se vincevano incontro con Apollo Creed era pure un po'...
puttanato. Sono totalmente d'accordo. E poi ci eleva moralmente. Ma è ancora più bello perché l'opera d'arte ti eleva moralmente e ti fa pensare che la vittoria non è tutto nella vita. Ed è quello che manca spesso in alcuni film che vedo. Cioè tu devi fare un bel percorso esterno perché ci serve, ma anche un percorso interno importante. E devi capire assolutamente che il percorso interno è più importante del percorso esterno. Cioè, se sono un imprenditore che deve riaversi perché ha fatto bancarotta e vuole mettere su un'azienda e tutto quanto, non è sicuramente il rimettere sull'azienda che mi interessa, ma è vedere come attraverso questa avventura lui ritrovi fiducia in se stesso, ritrova umanità, trova l'amore. Questo è perché? Perché noi siamo quello che raccontiamo. Cioè, io i momenti più belli della mia vita sicuramente non li leggo al fatto che ho alzato un premio, li leggo al fatto che magari c'era una persona che mi amava lì e alla quale ho magari dimostrato di valere qualcosa, che è magari un genitore, oppure che attraverso quel lavoro, come è successo a me quando ad esempio ho vinto qualche premio importante, mi ricordo la notte dei Nastri d'Argento, quando ho alzato quel premio io ho pensato a tutti i 100 ragazzi della mia troupe. E ho pensato allo scetticismo nei miei confronti del primo giorno e alle lacrime dell'ultimo giorno di set, quando tutti mi hanno detto sei un grande, oh massa, di qua, di là. E in quel momento io non l'ho detto, perché in certi momenti istituzionali ovviamente dedichi il premio agli attori, alla produzione, al cinema e al 01, a tutti quanti, però in quel momento ho pensato al mio organizzatore di allora, che mi ha detto se non cambi carattere diventerai un grande regista. Perché umanamente gli avevo dato qualche cosa. Bello. E quando vedi una truppa che piange l'ultimo giorno, pensi, ah, vaffanculo, non sono un uomo così inutile allora. Come invece la fisicità potrebbe far pensare. Bellissimo, Max. Bellissimo. Molto interessante. E è vero, il film, esattamente come con Enzo, tu vai, hai questo stesso percorso, e allora ecco che quelle tre macchiette, ecco che quelle tre maschere, che ti sembrano superficiali, che ti sembrano fredde, di Sebastiano, Moreno e Giuseppe, diventano dei personaggi a cui ti affezioni terribilmente, ti ricordano te stesso o un tuo amico, mettono in ballo, cioè, insomma, li vedi, lo sbadabam, è questo 1982, ma non solo, perché è così bella la sceneggiatura che il film deve essere anche un po' scemo. Questo, lo sai che ci ho pensato tanto a quanto anche il film è scemo? E a quanto è bello che sia scemo, mi spiego meglio. Gassman vuole ancora telefonare alla sua compagna. Questo, uno spettatore smaliziato, può pensare... Ma che è scemo? Pensa questo? Il film è un po' scemo, nel senso che però ti dà un'idea, mi ha ricordato veramente, mi ha messo molto a mio agio, perché non è... Ecco, poi cerco di... da critico, visto che è il mio mestiere, cerco di dire che non è un film che ti monta sopra come spettatore, non è un film che cerca anche il costante ammiccamento su guarda questa cosa meta quanto è fica, guarda questa cosa che stiamo facendo sul romanzo criminale quanto è fica, no! E la scemitudine serve a questo, cioè ti aiuta a viverla in un modo molto semplice e lineare, perché, e io l'ho capito poi a tre quarti di film, perché mi stava a fare, perché vuole che tu entri molto in contatto emotivo con loro, perché loro per la prima volta stanno entrando in contatto emotivo. Ragà, questa è la storia di tre amici, la devo sintetizzare da critico, bravo? È la storia di tre amici che non lo sono all'inizio del film e che poi lo diventano alla fine del film, fine. Sì, tre amici che si sono detti per tutta la vita di essere amici senza fare quello che fanno gli amici e poi si trovano... Sai dove sono andato... Quanto mi è servito vedere Non ci resta che piangere, di questa scemitudine che parli tu, perché è la tenerezza dei personaggi. Ci sono delle scene in quel film in cui tu dici, ma dai, ma te pare che vogliono insegnare la scopetta a Leonardo da Vinci? Che tu, se ci pensi, no, è una genialata, però è una cosa che va al di là della credibilità. E poi da sceneggiatore ti dico che quella scena scema serve al treno finale. E certo! E che è una delle chiuse più geniali della storia del cinema. E certo, come a noi serve l'incontro, ad esempio, Non ci resta che il crimine, con il bambino, con me da piccolo, che poi riesce a trovare il modo di chiamare, perché è un genio della tecnologia, esatto, e riesce a far funzionare un cellulare nell'82. C'è un bimbo che... E li chiama durante la rapina, tra l'altro. C'è il bimbo che è Leonardo da Vinci. Cioè, il Leonardo da Vinci di Bonacelli, di Non ci resta che piangere, è questo bimbo fantastico che è Max, perché Max
compare all'inizio e anche lì lo odi. Lo odi come lo odiano i personaggi. Io faccio l'antipatico. Cioè, devo fare lo stronzo che gli rinfaccia loro di essere falliti. Con i soldi e i mignottoni dietro. Cioè, ragazzi, i primi minuti di questo film, come deve fare? Sono un trip, praticamente. Cioè, però potete staccarmi. Sì, sì, sì. Perché poi dopo tutto si capisce. No, ma io ho capito subito che i primi 8 minuti di questo film erano dei gessetti sulla lavagna. Bravo. Così, bravo. Perché se non seminavo il marcio, il brutto, il fastidioso, non potevo arrivare al miele, allo zucchero e a qualcosa di più saporito. Dovevo seminare la freddezza per arrivare al calore, no? Bravissimo. Basta pensare all'abbraccio fra Giallini e il bambino, che è me da piccolo, e quanto Giallini e io ci odiamo all'inizio del film, quanto, cioè, lui proprio mi disprezza, e quanto invece poi arriva a capirmi sul finale, perché vede me da bambino che in fondo ero tenero, e che ero carino, e che volevo semplicemente una comitiva d'amici. Quindi alla fine mi accolgono da grande, che pensano, ah, ma questo gli ha... L'abbiamo vessato, bullizzato, coraggio. Meraviglia. È uno stronzo perché ce l'abbiamo fatto diventare noi. Meraviglia, meraviglia. È un film veramente che parla poi, alla fine, poi di noi, delle nostre, di quello che ci è successo e di quello che ci poteva succedere, e di come poi alla fine i ruoli che ci siamo dati nella vita sono anche, possono cambiare grazie allo sbadabam. Quello che, prima che ci perdessimo in tutte queste cose bellissime, volevo dire, la difficoltà del teatro e del cinema. Io ho amato moltissimo una cosa molto cinematografica, dei primissimi piani che lui fa di sintonia tra Gianmarco Tognazzi e Edoardo Leo, perché è nata una storia d'amore, le coppie che si formano sono tre. Giallini con un bimbo, l'avete già adesso un pochino, state capendo queste follie perché sembriamo due imbasati. Se avete visto il film è meglio, ragazzi, ve lo dico, perché queste sono cose che noi facciamo per entrare dentro, non le fa più nessuno. A noi ci piace entrare dentro, siamo fatti, sì, così con la loro. Vabbè, ragazzi, non si fa più in Italia. Allora, io sono un critico di merda, i critici, la critica cinematografica, lo dico sempre al mio capo Andrea Francesco Berni, che un pochino è, la critica cinematografica è spoiler, è con l'accento, è, perché se no di che dovevo parlare? Allora lo diciamo che è spoiler. Diciamo che Kaiser Soze è Kevin Spacey, però se no di che parliamo? E diciamo pure che a Kevin Spacey piace toccare qualche culetto, perché no? Magari anche qualche regista che hai ospitato. Vabbè, adesso parte la querela, perché no? Allora, dicevamo che sono tre coppie, Giallini con questo bambino che è me da piccolo, poi Gianmarco Tognazzi crea, che è il pusillanime, crea un'ammirazione amore, è la coppia più grande del cinema italiano del 2019, secondo me già si piazzano in pole position, vediamo chi li batte, con Renatino, che allo chiude con De Pedis. No, è Renatino e basta. Non so perché vuole insistere a prendere una battuta. Renatino, lo sanno tutti. Come lo sanno tutti? E là c'è il meta, cioè il meta. Lo sanno tutti. Oh, fermi, buoni, oh, che è? Perché non è quel Renatino che è il Renatino che sa del successo, non solo del successo delle gesta storiche, giornalistiche, ma poi del successo della rappresentazione audiovisiva, esatto, che hanno avuto quelle gesta. E perché nell'82 ancora non... E quindi stiamo per cambiare la batteria e poi Ale... La verità è che io quel Renatino lì l'ho fatto come Crasi del Dandy, libanese e freddo. Cioè, l'ho messo insieme e ho fatto un personaggio, capito? Meraviglia. Però di quel Renatino lì c'ha... Ispirati al romanzo, non alla vita vera. Ispirati alla non la vita vera. E infatti lo sanno tutti. E come lo sanno tutti? Perché effettivamente lui deve proteggere, essendo un criminale, ma non un criminale qualsiasi, un signor criminale, che è un'altra battuta che non fa ridere perché è bucio le culo, come farebbe Nando Martellone. È una battuta grandissima perché si chiama comicità di situazione, esatto, perché arriva in un momento dove il pusillanime si è praticamente innamorato. Perché? Perché Renatino si è innamorato di lui, cioè Renatino, e qua è la grandezza che Guaglianone capisce benissimo del grande cinema con cui siamo cresciuti, americano e italiano. Renatino anche ha scoperto qualcosa del personaggio di Gianmarco Tognazzi e lo sta aiutando. E Renatino, ed è quello che a noi ci piace, è controverso, Renatino fa un atto di empatia, è molto, come posso dire, per i suoi fini personali, perché comunque ha scoperto Rain Man, in poche parole. E come Tom Cruise dice, oh, questo qui non è solo una palla al piede,
non è solo una palla al piede, me lo porto anche nei casinò. E invece Renatino si accorge che il personaggio di Giuseppe, il pusillanime, ha una qualità, ragazzi, straordinaria. E allora, però poi tra i due nasce una sorta di storia d'amore. Per chi non ha visto il film, la qualità che ha Gianmarco Dugnazzi nel film è che lui conosce, essendo venuto dal futuro, i risultati delle partite del Mondiale di calcio. Quindi per Renatino è una svolta, perché ha dei risultati senza che Renatino capisca come è possibile. Perché pensa che lui c'ha degli agganci con i malavitosi in Spagna, così. Però quello conosce i risultati, i marcatori, chi ha segnato, tutto quanto. E quindi Renatino fa un sacco di soldi grazie a Tognazzi. Lo libera, lo potenzia, lo fa diventare il, appunto, il McFly che dà il cazzotto finale a, cioè lo libera, il pusillanime lo trasforma in un uomo con la schiena dritta. Renatino, e qua è questo il grande azzardo del film, Renatino aiuta un personaggio a sconfiggere anche le ingiustizie. E qui arriviamo appunto a questi film divertentissimi che adoriamo, La terapia e pallottole e ad altri, dove c'è la... quanto è importante conoscere un criminale per noi borghesi con la schiena curva, cioè il criminale. Face Off di John Woo è uno dei film più interessanti da questo punto di vista, che è, uh-huh. Non sai che è taoista quel film, sì. Perché se tu hai il male è bene, certo, cioè è la più grande rappresentazione della filosofia Tao al cinema, capolavoro assoluto della storia del cinema. Avere un pochino di, anche sessualmente, può aiutare, cioè è molto interessante, no? Anche sessualmente, vogliamo dirlo, questa è la tua rubrica, questa. Allora credo che in questa affermazione ci abbia voluto in qualche modo subliminalmente comunicare che lui a letto è un porco. No, sono cattivo. Cioè, bisogna avere un po' di cattivo. Ti piace dare schiaffoni? No, questo schiaffoni. No. No, io sono molto... No, secondo me schiaffetto. No. Io lo vedo. No, ma mia moglie e mio marito, io lo chiamo mio marito, amerebbe. Io sono molto contadino invece, no, sono proprio un bravo ragazzo. Però no, rispetto a quello che stai dicendo, puntualizzo una cosa carina, che è... faccio sempre riferimenti calcistici. Quando a Trapattoni chiesero, ma lei che è stato uno dei più grandi calciatori della storia del Milan, perché non ha allenato il Milan ed ha allenato la Juventus e l'Inter? E lui ha detto, perché pensavo di avere una casa, ma non mi hanno dato mai fiducia loro. E allora quando mi ha dato fiducia un avversario, sono andato con l'avversario, claro. E ho vinto. Che è quello che succede al personaggio di Dugnazzi nel film. Cioè lui a un certo punto si sente attratto dal criminale, perché il criminale gli dice tu vali qualcosa, e i suoi amici non gliel'hanno mai detto, l'hanno sempre trattato come un coglione. Allora quando è così, e capita forse anche nel nostro lavoro, certo, che certe volte, certo, dici, ma perché lavori con quello? Perché quello mi ha fatto, certo, mi ha dato la possibilità, certo, di tirare fuori me stesso, te non me l'hai mai dato, certo, e io vado con quello, certo, certo, sì, io sto pensando a tanti giornalisti, sinistra, destra, è capito, successo, tu, sì, cioè, sì, mi dai, sì, un'opportunità che molto, sì, spesso, sì, ti arriva, sì, qualcuno, sì, che tu hai disprezzato per una, sì, vita, sì, che, sì, ti dice, vuoi fare esattamente il cazzo che ti pare da me, e tu ce vai, perché dici, oh, non mi dai limitazioni. No, fa ridere, perché c'erano dei momenti nella storia del nostro paese in cui a Mediaset potevi dire qualsiasi cosa, in Rai no. Però a Mediaset era Berlusconi e in Rai c'era pure un po' di sinistra, no? E tu dici, ma perché qua sono censurato e lì posso fare come cazzo mi pare? Cioè, non dimentichiamo mai che la Jalapa's Band propose tutte le loro idee sul calcio, le proposero alla Rai. Certo. E loro dissero, sul calcio non si scherza. Poi Silvio c'aveva dei geni, che aveva preso pure il grande personaggio di Leonardo Notte di Accorsi, della bellissima serie 1993, l'aveva presa dal dance, dalla controcultura, mica scemo, aveva raccattato tutti questi un po' nichilisti, un po' postmoderni, un po' situazionisti, Cano Freccello, perché magari stava pure là, che andavano lì e c'avevano pure un po' ardente avvelenato e se volevano divertire, erano un po' nichilisti, un po' situazionisti, e non solo, e lucido, e hanno permesso a dei creativi, esatto, di esplodere come la Jalapa's, e gli ha fatto guadagnare denaro. Cioè Michael Moore era prodotto dalla Fox e nei suoi documentari a un certo punto parla male della Fox, certo. La Fox avrà pensato, sai che c'è? Ci facciamo un sacco di soldi con questo, esatto, che ce frega? Che ce frega? Esatto. Questo è. E allora a quel punto, incredibile, la libertà fa il doppio salto mortale e pum, e ti ricasca addosso, perché tu, cioè il tuo negriero è quello che ti produce. Mi ricordo che una volta pure Sabina Guzzanti, se non sbaglio, è stata
ha fatto un film ed era distribuito da Medusa, prodotto e distribuito da Medusa, e lui che parla, che è lei stata la più grossa anti-berlusconiana. Nel senso, dopo un po' tutto si mischia, l'importante è che ci sia comunque un impianto democratico che ti faccia avere la possibilità di dire le cose. E ancora per annetto ce l'abbiamo, credo, no? Speriamo. Speriamo. Io e te ci siamo visti prima nel governo del cambiamento, poi come sai è cambiato tanto, tante cose sono cambiate. Ma perché? Vediamo. Il governo del cambiamento se lo dicono da soli, no? Nel senso, è come se io improvvisamente dico io sono regista da Oscar. No, hanno abolito la povertà. Ma che dire, nel culo? Cioè, fallo te. Hai mai fatto una cosa del genere? Rispetto. E tu che stai lì dietro quella macchina da presa. Esatto. Tu che avrai il reddito di cittadinanza con cui potrai finalmente tagliarti la barba da un barbiere ed essere un po' meno hipster. Adesso hai svoltato, pensa, hai svoltato improvvisamente, addirittura la Mondezza adesso te la portano a casa in diretta. Fantastico, fantastico, che meraviglia la Monti e la Finocchiaro in quella cosa che sta girando molto di gag. Vedo Grabetta che fa di sì, non so se l'hai vista. No. Grandissimo momento di con due grandissime donne, TV delle ragazze, la storia dello spettacolo. Oh, qua... femminile, insomma. Noi abbiamo citato due attrici straordinarie, che appunto, peraltro Serena Dandini, che baciamo, è stato molto bello per me e mio marito stava là che faceva le capriole sul divano, rivedere la TV delle ragazze, ricordare un po' queste, madonna che tristezza sto recupero. Ho visto anche una trasmissione geniale su Non Stop di Trapani. Sì, ma Non Stop madonna mia, ma che era? È come quando vedi appunto il 75 Lord Michaels che fa il Saturday prendendo il Fan Circus dei Monty Python e portandolo in America. Ma ci sono delle cose che tu rivedi e pensi, questo cast adesso non me lo potrei permettere in nessuna trasmissione della più ricca del mondo. Tu vedi trasmissioni dove era Fellini, c'aveva dei soldi. Tu c'avevi contemporaneamente Verdone, tre minuti dopo la smorfia con Troisi e la Lorena. E Trapani alla regia che faceva delle cose incredibili. Esatto. Nuti che, come si chiamavano, i Giancattivi. C'era già dei comici. I Gatti. E poi la cosa bellissima è che loro si vedevano, cioè c'era tutta una cura di Trapani nella gestione dello spazio, della scenografia. Loro erano anche spettatori degli sketch, sì, degli altri. Sì, ma tu c'era Formiga. Ma no, poi Daniele Formiga. C'era Vairano che prima di fa Gollum, sì, il Signore degli Anelli, c'era Francesco Vairano che faceva questi personaggi. Bravissimo. Molto surrealisti che stavano lì. Arigliano che cantava, che sparava dalla pistola, e poi c'era Lucio Dalla che cantava Come profondo il mare, che uno gli viene brividi perché devo presentare una canzone, cantava Come profondo il mare con Trapani che inquadrava loro che poi camminavano attorno, cioè era una cosa sperimentale che diventava commerciale. In cioè, prime time, sì, perché quando... infatti una delle gag, uno dei tormentoni di Verdone era magari Rai 1, non è Rai 1, non è possibile. Cioè, si portava ed era la seconda metà degli anni 70. E lì coglievi dei geni, perché Verdone si capiva lì che era un genio. Capivi che c'era una pasta di Troisi, pazzesca. Verdone, Nuti, che capivi che c'era e un che livello. Culo che l'hanno presi tutti, che bravo, sì. Coglino. Che bravo Voglino andà in giro per, ecco, lui viene da qua, andà in giro nei cabaret più spiantati, nelle cantine, a prendere questi qua attraverso l'intuito e metterli poi davanti alla TV, e da lì è nato il mito, perché da Non Stop è nata tutta quella generazione di comici che poi hanno sfondato al cinema. Ma poi la cosa che è più importante è che nasce proprio una tipologia di espressione, non nello spettacolo, ma nella vita. Cioè Carlo Verdone e Massimo Troisi hanno creato delle tipologie di persone, dei compagni di classe, di il medico tuo, che parlano come loro, senza andare in televisione. Certo, Verdone proprio ci metteva proprio l'amico. Esatto, la e qui tu vedi le persone a Roma che comunque citano atteggiamenti verdoniani. Verdone che mi dà per me. Esatto. Adorabile, che diceva sempre quando non intervistavano. No, a me mi capita spesso che c'è un amico che fa. Allora, per prima cosa, e dice questa cosa sempre che fa. Per prima cosa, la Lazio, e dice qualcosa. E io dentro di me penso, lui sta imitando Verdone. Cioè, è cresciuto nell'imitazione di Carlo Verdone in quella sua metodologia espressiva. E lo stesso a Napoli. Io ho degli allievi a scuola, dal laboratorio d'arti sceniche mio, che proprio tu vedi e ti viene da dirgli sì, però non fa Troisi. E loro non si rendono conto che anche nella vita sono Troisi. Ma Frank Matano mi ha detto la stessa cosa
qui, seduto. Frank Matano, che ti volevo dire, tra l'altro ho conosciuto in giro per trasmissioni, ed è un ragazzo straordinario. Ma lavora su Frank. Ma ha colpito tantissimo umanamente. No, spero di lavorarci insieme, perché proprio io mi vuoi bene istintivamente, è un cazzarone. È molto bravo. Io penso che l'incontro tra te e Frank potrebbe... sai che cosa potresti fare te in futuro? Potresti fare un grande capo comico tra Pani Arbore, visto che poi hai questa doppia versione ormai, Max, perché sai molto bene il punto macchina dove va messo. Potresti essere veramente l'autore di un qualcosa che non so se più chiamarlo televisivo, perché forse sarebbe... la vedremo su Netflix, non lo so dove la potremmo vedere una cosa del genere, dove potresti lanciare, ma non come Zemi che gli arrivano, cioè senza contesto, con una bella... con una bella creazione di contesto. Sì, devo dire, a me piacerebbe molto. No, tu lo farai, Max. Tu lo farai. No, non ti nascondo che ho fatto un fantastico appuntamento con Freccero un paio di settimane fa, dove lui... Lo stai dicendo a Bettisti in anteprima? No, è un appuntamento dove lui è stato, una persona molto carina, deliziosa. Lui adesso è tornato su. Sì, e mi ha voluto dire che mi apprezza, che mi stima, che sarebbe carino lavorare insieme. E mi ha comunque acceso una lampadina su un qualcosa che io sempre... facendo cinema e teatro, come dire, messo un po' da parte, che è la televisione. Pure se ho fatto l'autore televisivo, perché io grazie a Fabio Di Iori ho fatto... Vedi che tu l'hai avuto, però lo devi fare, è il momento in cui lo devi fare. A me non dispiacerebbe, bisogna capire cosa ti fanno fare, dove lo fai, però sarebbe figo. Anche perché Max, che io, ripeto, da voyeur quale sono, seguo da una vita, questo lo dicevamo nella prima mia intervista, Max è uno che presentava, per esempio, il Saturday, presentava su... c'era ancora TMC2 all'epoca? Sì. Io mi ricordo che... su TMC presentava il Saturday Night Live. Capisci? Cioè, quindi è uno che... vabbè, insomma, l'avete capito. Chi è con l'amica Sabrina Nobile. Con l'amica Sabrina Nobile. Sul divano, quindi insomma... A solo due sul divano. Cioè, Max è uno che, l'avete capito, è un eclettico, è un attraversatore ed è un conoscitore di tanti linguaggi. E ti dirò la verità, se non è uno snob, è un curioso, è un entusiasta ed è uno che gli piace. Lo so, quando nasci a Piedra Cave di Pietralata non puoi essere snob. Ci sono alcuni che nascono lì e poi diventano snob. Ma se vede, puzzano di marcio. Io devo ringraziare un autore televisivo che adesso lavora, insomma, sta a Rai 2, importantissimo, che è Fabio Di Iorio, perché in un momento di crisi della mia carriera, dove ero ancora giovane, però non così giovane da non lavorare per un anno, perché avevo 30 anni, mi propose per darmi una mano, perché mi venne a vedere, avevamo un'amica in comune, quindi io l'ho conosciuto perché questa amica in comune lo portò in un piccolo teatro a Roma, al Teatro 7, a vedere me che facevo un monologo sull'eroina, che si chiamava, intitolava Metadonia, dove raccontavo la mia esperienza di quando avevo fatto il servizio civile a Livorno e lavoravo con i tossici sostanzialmente. E lui venne in camerino da me e mi disse: ma mazza quanto scrivi bene, ma tu faresti pure televisione come autore o sei uno di quelli con la puzza sotto al naso? E io gli ho fatto: guarda, io non sto lavorando, io andrei pure a pulire i cessi in un albergo, quindi in questo momento qualsiasi cosa che mi proponi ti dico subito di sì e ti ringrazio a priori. E lui mi propose di fare Due sul divano come autore, e da lì poi ho cominciato a lavorare in Rai come autore, ho fatto trasmissioni in prima serata. Come no? È vero. Sì, è proprio lui, quelli che è il calcio, è vero. Insomma, un sacco di roba, grazie a Fabio Di Iorio che in qualche modo ha detto: ok, sei un bravo attore, però... E poi contemporaneamente è arrivata la fiction con Brizzi e Martani, poi è arrivato il cinema, vabbè. È bombe. Vabbè, però, insomma... Questo è un lavoratore, ragazzi. Tutti lavoriamo, si lavora. Ma io lo dico sempre a tutti: se te va bene il cinema, bene. Non te va più bene, ragazzi, se fai prestare 20-30 mila euro, sei primo un negozio. Cioè, nel senso, non è che è così. Tanto è la cultura, si può fare lo stesso. Sì. Cioè, cultura è anche farla nei piccoli posti, perché altrimenti sembra che è soltanto televisione, cinema, perché io vedo delle cose come sei, come sei novecentesco, insomma. Lo so, però tu, se tu vai al teatro come da come sei analogico, se vai all'Off-Off come da off, tu vedi teatrini di 100 posti dove poi vengono dei ragazzini di 19, 20, 23 anni che ti rompono il culo, che fanno delle robe che tu dici: ma che sei matto? Ma ultimamente, oppure compagnie che vengono da fuori, ultimamente ho visto Cuscus Clan al Piccolo Eliseo, è una compagnia straordinaria che fa una roba modernissima, divertente, dissacrante. Ci sta tutto un impianto che non arriva
al grande pubblico, ma che sotto le persone dovrebbero vedere, perché altrimenti c'è sta facilità di fare un po' i vecchi, noi che diciamo però se stava meglio quello, se stava peggio, ai miei tempi c'erano questo, questo e quest'altro, adesso non valgono niente. Invece sono dei giovani che sono fortissimi. Hai ragione. Chiuso il pippone, viva i giovani, anzianità. Hai ragione. Chiudo la domanda, che se no non la chiuderò mai, l'ho cominciata circa 25 minuti fa, forse anche di più. Questa sintonia che si crea tra i primissimi piani di Gianmarco Dognazzi e Edoardo Leo, adesso non si capisce più la domanda, perché era figlia del fatto che mi ero gasato quando raccontavi della percezione che qualcosa sia presente sul set per poi lavorare. Io là ho detto, ma questo è il teatro, ma certo, perché mi insegnavano che se c'era allora zadda. E invece questa cosa incredibile, molto emotiva, molto forte, che parte con il campo e controcampo dei primissimi piani, ti voglio chiedere tecnicamente, i due attori erano lontani mille miglia in quel momento? Erano giorni diversi di lavorazione, te lo ricordi? Perché lì arriviamo al fatto che tu porti quella roba dentro un'arte che è il cinema, che sappiamo è completamente decostruzionista rispetto al teatro. Ora ho capito la scena a cui ti riferisci. Stupenda. È uno sguardo, è un gioco di sguardo. Mastai, sì. E l'ho girata a Roma. Ed è una citazione. Piazza Mastai. Sì. È una citazione dei film di genere degli anni 70, poliziottesco, dove quei registi usavano proprio questo. Cioè, quei registi osavano a 150 metri di distanza fare uno sguardo da due persone, che nella vita non è possibile, perché se stai a 150 metri di distanza è come... Ora voi non so se vedete qua, non credo, vedete soltanto... Però qui ci stanno 150 metri, è come se io riesco a guardarmi con quella signora, che ne so, che sta in quella finestra laggiù, e solamente che stringendo sugli occhi faccio una cosa che è impossibile come percezione della realtà, no? Stupendo. Addirittura lui gli sussurra... Vai. Quanto è erotico! Quanto è erotico! E lì si capisce che loro sono una cosa sola. Cioè lui è il vice capo che in quel momento viene, come i moschettieri, esatto, dei miei amici, Savino, esatto, e Mastro, esatto, viene pum, battezzato. Senti, ti voglio dire una cosa, stamattina ho messo sui social una foto che si sono fatti Valerio Mastandrea e Lele Vannoli con la locandina del mio film, dove si sono messi a posto dei miei attori, e quindi ho detto clamoroso colpo di mercato. Valerio Mastandrea e Lele Vannoli passano dai moschettieri ai criminali. Grande colpo di mercato, ho messo su tutti i social. Mi permetto di fare una battuta cattiva da critico, gli piacerebbe perché vabbè, sì vabbè, ok, ma l'ho detta io, infatti gli piacerebbe, secondo me gli piacerebbe a Lele e Valerio, gli piacerebbe assai, perché sono bravissimi, sono fantastici, ma questo è un filmone, l'altro no, e questo è un gran filmone. Arriviamo finalmente, mi dissocio. io sono un critico del merda, lo so. No, però io l'ho apprezzato, come sono bravissimi, e voglio istintivamente bene, sono anche veronesi, che lo voglio ammazzare per il finale a Veronesi, vorrei parlare con lui per tipo un anno per capire perché c'è quel finale. Ecco, posso dire una cosa poi, veramente? Quel finale manca di tempo, cioè per amare e accettare, forse prima per accettare, poi forse anche per amare quel finale. Faccio una cosa da critico di merda, che tanto è il mio ruolo sociale e politico, quindi ormai so vecchio, Bruno, ormai ma me la prendo. Voi bastardi, fate quello che volete, no, che c'hanno ragione, non devono assolutamente dire niente, ci stiamo noi apposta, i gatti neri sociali, anche se abbiamo la camicia bianca. Su questo, a quel film, qui c'è questa idea di annullo il setup all'inizio, in quel film, per quel finale così duro e così rischioso per lo spettatore, mancano due o tre scene dopo, basta, e qua la chiudiamo. Allora, la terza coppia che si crea, ok, quindi Giallini con Bimbo, Tognazzi con Renatino, calma, con una signora. E che signora? E qua entriamo nell'amore, mamma mia quanto è buona. Ilenia Pastorelli, o Pastorello, come ha detto in conferenza stampa un giornalista meno bravo di te. Ma faccio pure un sacco di refusi, invece io difendo, tu difendi la categoria, io difendo la categoria, io faccio una marea di refusi, sbaglio sempre, quindi collega, sei un probabilmente ero io, Bruno, e non mai riconosciuto. Non hai mai visto quello che gli fa, gli dice a Fausto Brizzi a Sorrento, quello dice: beh, siamo qui con Fabrizio Frizzi.
e Fausto fa così, lo guarda, poi capisce che non si rende conto e fa finta. E la cosa terribile è che Fabrizio non c'è più. Cioè, come ti viene in mente, cioè, nel senso, sono degli errori. A me ogni tanto, beh, siamo qui con Massimiliano Bianchi. Allora, Bianchi, no, Bruno, guarda, Bruno. Che poi è pure il contrario, drammaticamente. Esatto, se purtroppo sono Bruno. Una volta mi aspetta, presentò aspetta, una manifestazione, aspetta. Monica Nannini, mi ha detto, Massimiliano Bianchi. Bravo, ma chi è? Io sono Dalò. Io sono Dalò da una vita. Io sono Dalò ovunque. A me pure Bruni un po'. Tu sei Bruni perché c'è Bruni, Massimiliano c'è Bruni, Francesco Bruno, c'è Francesco Bruni, esatto, sì sì. Posso andare un saluto a Francesco Bruni che apprezzo tantissimo Bruni. E che Francesco provo... vogliamo qua perché pure che Bruni si può chiacchierare. Sta girando Avatar, no? Sta girando Avatar. Da, è uguale a James Cameron. Ah, io sì, gli sì. Dico, no, è uguale. In lui ci sono John Lithgow e lui mi disse, oh, solamente Gianni Amelio. Guarda, no, sei un perverso. Solamente Gianni Amelio mi ha detto di John Lithgow. Perché è un attore americano che amiamo molto, che io ho chiamato Lithgow. Io ho chiamato Lithgow per una vita. C'ho Andrea Bedeschi, il mio capo, che me, ogni tanto... A proposito appunto di Pastorello, che mi chiama e mi fa... Pastorello. Se dice... Perché io poi, andando in... Lithgow! Andando io in video, no? Io quando ho lavorato in radio tanti anni, e là il critico, il giornalista deve stare attento alle pronunce ovviamente, perché vai a scrivere la tua critica di merda per il Messaggero o per un'altra rivista e stai scrivendo, se devi parlare, e io le sbaglio tutte. E allora, quindi Andrea Bedeschi mi ha corretto una volta su Lithgow, che è fantastico. E c'è un tuo collega cane, che non nomino, che ha paragonato questo film, Non ci resta che il crimine, a Scialla di Francesco Bruni, dicendo che Francesco è un genio, io sono una merda, e non capisco come possa essere possibile paragonare questi due film. Forse per il rapporto che si instaura a un certo punto tra Vinicio no, e no, Fabrizio. Parlava di criminali. Esatto, perché Vinicio è diventato il criminale, che era studente sì. Di Fabrizio Bentivoglio. Però sono imparagonabili con tutto che ho amato tantissimo Scialla. Ma poi soprattutto non c'è il time warp. No, ma cioè, questo è uno che voleva parlare male di me. Ha preso i 12 mi piace. E non si fa, non ve la prendete con i corpulenti e non siamo razzisti. Non ve la prendete con chi lavora, voi che non fate un cazzo. Vabbè, non essere cattivo. Adesso... Sì, è gente che scrive i post. Vabbè, basta. Vabbè. Allora, il poveraccio. Un poveraccio. Ma, senti, hai cominciato prima. Hai cominciato stamattina dicendo il dissesto. Sembravamo due, abbiamo pontificato su. Ma come mai oggi sul dissenso ci si incazza tanto? Noi siamo per il dissenso e mo arrivi e infami questo che e basta. No, ma io infamo quando ci sono degli attacchi personali, come una volta un altro giornalista, che non nomino per non dargli fama, ancora, che mi ha attaccato quando ho fatto gli ultimi tra gli ultimi, dicendo adesso il signor Bucio di culo si mette pure a fare i film impegnati, roba da... E questo è l'attacco personale. Io ho mandato a dire il signor Bucio di culo ti dà una schicca sul naso. Capisci? Certo. Raga, io lo dico ai colleghi. Perché, cioè, non offendete, non dite facciamo, non mi piace il esatto, film, cioè, però non facciamo offese anche... fisiche, personali, cioè cose. Esatto, anche perché ci possono querelare e su questo hanno totalmente ragione. Diciamo quindi, che chi insomma... nasce a piede delle gambe di pietra lata querela molto poco. Mena, ok, abbiamo capito che mena. Non quella, Carabetta nel frattempo sta scrivendo il testamento, secondo me, non so che cosa sta a fare. Carabetta è un giovane con la barba di padre Cionfoli, lo ricordiamo, che fece il festival di Sanremo, è una persona... Ma Guadagnino la critica... Io volevo... Quando... Allora, Guadagnino... Vieni, per favore. Guadagnino si è rifiutato. Quando io... Guadagnino gli ha fatto tutto un commento sulla barba. Ah, sì, Io ho detto, falla vedere, Guadagnino... No, deve stare fuori campo. Ah, sì? No, io ce la vorrei in campo per far vedere come un sacerdote può tramutarsi con una tuta da ginnastica in un operatore. È vero che è un po' fraticello. Sì, è vero. Sì. Allora, la terza coppia che si crea, e qua entriamo nel mondo meraviglioso di Max Bruno, che io condivido, siamo già arrivati a un'ora e sei minuti. Attenzione. Lo libereremo, guarda, siamo vicini alla liberazione di Max Bruno. La liberazione di Max Bruno accadrà tra circa 24 minuti. Attenzione. Per adesso è ancora prigioniero. Famo 25. Ma che c'ho da fare, Veronesi proprio? Devi andare da Freccero. Oh, Freccè, fa il programma, Freccero. Dai, che in TV mancano. Ti porto Manu Chao. Dai, diciamo, finiamo di dire. La terza coppia che si crea, e qua entriamo nel meraviglioso mondo di Max Bruno, che io condivido, l'amore per
l'universo femminile, che non è l'amore per la donna, è una cosa diversa, perché Massimiliano in tutti i suoi film, da quella meravigliosa Paola Cortellesi, donna di destra, a così parliamo un po' di Moretti anche, non di Nanni, che abbiamo già fatto, ma di un altro Moretti, perché io penso che tu, e finalmente usciamo pure da sta cosa dei critici che è molto schiavi della politica degli autori, che fu una cosa rivoluzionaria quando la inventarono i nostri amici francesi, ma che poi ci ha un po' segnato, perché noi andiamo solo a parlare con voi registi, al massimo con sceneggiatori fortissimi come Nicola, Bassi o Marchionni, ma ce ne freghiamo sempre di scenografi, di costumisti, che è una cosa molto meschina. Perché effettivamente si è creato un imbuto, no? Nelle esegesi, e noi con la politica degli autori, quando questi grandi francesi ci hanno insegnato che dobbiamo venire da voi a parlare per parlare, parliamo di Moretti, perché lui lavora con un costumista, e lo sai che ci ho pensato tanto? Ho provato a far bravo critico, un po' come un investigatore, perché sono partito da quanto è bella Ilenia in questo film, Ilenia Pastorelli, quanto è bella, quanto è brava, quanto è vestita bene. Infatti guardate questo manifesto, quanto è pettinata, occhio col fuoco, guardate il parrucco, il trucco. Questo manifesto mi ha molto colpito. Il cinema si fa anche così, ragazzi. Adesso parliamo pure dell'autore del manifesto, perché questa cosa è importante per il box office, è importante perché è molto accattivante. E guardate Ilenia quanto è figa, quanto è bella in questo vestito disco, appunto, degli anni 80 aderente. Allora, e io mi ricordo quanto era bella Paola, Cortellesi, quando era signora de destra, prima che la sua vita cambiasse, in Nessuno mi può giudicare, e c'era sempre lui ai costumi. Cioè, Alberto Moretti, con me, cioè Alberto e io, raccontiamo, abbiamo fatto 19 esperienze insieme, cioè Alberto è il costumista dei miei spettacoli teatrali, delle trasmissioni televisive che ho fatto e di tutti i miei film. Quindi io ho la mia storia personale con Alberto, è una storia di fiducia assoluta, non di vorrei che lei fosse vestita così, è proprio invece di comunicazione, come la vediamo insieme, ne parliamo, lo capiamo. Poi ad esempio nella fattispecie questa tutina che indossa la Pastorelli nel film, io l'ho vista su internet perché ce l'aveva addosso Eder Parisi. Bello. Allora io ho detto, Alberto, una cosa tipo questa. Poi Alberto un giorno è venuto e ha fatto, Massi, senti, siediti, ma se io trovassi proprio quella tutina nell'archivio della Rai dei costumi, te saresti contento o vuoi un richiamo? Ho fatto, ma se trovi quella tutina sei un genio. Lui è andato lì, ha trovato quelle tutine, le abbiamo adattate e noi abbiamo la Pastorelli che si veste con una cosa che ancora c'ha l'odore di Eder Parisi del Fantastico 80, capiste? Cose. Quell'odore forte delle donne americane, un po' fatto di ketchup, no, e maionese. Ma vedi che si torna sempre all'analogico, al teatro, al costume che porta qualcosa? Si sente! È un prodotto audiovisivo? Non c'è l'odorama? Io l'ho sentito comunque quell'odore. Sì, ma c'è sta... Arriva, raga! No, lo diciamo sempre a chi vuol fare questa roba qua. Arrivano queste cose, arrivano, quindi ascoltate e puntate anche su queste cose. E guarda Teresa Di Serio, che è il nostro parrucco, come ha fatto i capelli della Pastorelli. Quando l'abbiamo comunicata a Ilenia, Ilenia si è messa a piangere. No, ti prego, non mi tinge i capelli, bellissima. Ma... io ho detto, guarda che devi fare un personaggio straordinario, diverso da quello che hai sempre fatto. Gli abbiamo tinto i capelli, il trucco di Ermanno Spera è meraviglioso, quindi Ilenia fa un personaggio, poi lei è veramente molto brava in questo film. È molto brava, tanti auguri a me. È molto brava, fa anche tenerezza. Mamma mia, ma è una meraviglia. Peraltro ci sono due uomini che l'amano, te e Nicola. Nicola con Ilenia c'ha una sorta di... Ma me l'ha detto, ce l'ha detto, è venuto qua. No, cioè, è proprio appunto tu con Moretti, cioè, evidentemente ci sono delle affinità, dei momenti, sì, di sensibilità. Sì, ma è quello che per me rappresenta Paoletta Cortellesi, sì. Cioè una attrice che è diventata amica carissima, sì, con cui abbiamo fatto teatro dai 24 anni fino a sempre, e con cui poi quando io sono andato a fare il mio primo film non è che ho pensato a un progetto con degli attori, io ho pensato voglio fare un film dove la protagonista è Paoletta, quindi io ho proprio scelto di fare quel film dove volevo una protagonista femminile in un momento storico in cui le protagoniste femminili non esistevano, perché tu come sai i produttori, i cast li chiudono con i nomi dei maschi, non con quelli delle femmine, certo. Cioè per i produttori e per le grandi distribuzioni
È importante averci Bisio, De Luigi, Ficarra e Picone, Verdone, tutti i nomi così. Ma, e poi ti dicono, vabbè, le donne, insomma, senza che fare nomi, spezza, cioè se questo o quest'altro non ce ne frega rispetto niente. Rispetto al cinema americano dove c'è una come, esatto, dove c'è una come Melissa McCarthy, che è un'attrice che viene dalla commedia, la corpulenta delle amiche della sposa, no? Che è una meraviglia, e lei porta, li chiamano veicoli, no? Però, lei è proprio lì, però responsabilità anche del pubblico, cioè nel c'è senso un pubblico femminile che esatto, il famoso chick movie da noi, tolta Paoletta, che in questo momento è come incassi, come ricerca da parte del pubblico, è a livello dei comici maschi, ma anche grazie a Nicola Guaglianone, perché ricordiamo che La Befana di Andinotte è un film, Nicola sta diventando una sorta di showrunner del cinema italiano, sì, questo è molto importante. Nicola deve creare una casa di produzione, Nicola deve montare i film, perché La Befana di Andinotte è un concept di Nicola Guaglianone, ecco perché lui ha voluto poi il suo nome gigantesco, ed è benvenga, ripeto, benvenga anche, cioè, per rompere la tradizione dello sceneggiatore uno sfigato che non ha potere. Ok, vabbè, questa chiudo la parentesi, Nicola, dove finalmente si punta su una star donna, su un personaggio donna, e si fa un film che, e qua faccio una seconda battuta da critico stronzo, pensa se era pure bello che succedeva, e che comunque, a me non mi è piaciuto per niente, che comunque arriva... Donna, è cattivo, allora, è un bel film. Sì, ma vedi, la differenza è che sono patriottico lo stesso, e sono felice, è in questo che penso di vado a letto e sto sereno, nel senso, faccio il mio lavoro di merda da analista, non mi è piaciuto il film, che devo dire? Devo dire che mi è piaciuto? Così c'è dite pure che siamo quelli buonisti, così. No. Quindi dico, sparate su. No, è che è sempre antipatico perché sto qua io, capito? Sembra che... Ma lo sto dicendo io. È così. Lo sto dicendo io. Tocchiamo allora. Esatto! E poi... L'odore forte di aloe è bellissimo, odore di profumo francese. Comunque, a onore del vero, Paola ha costruito una carriera importante puntando su se stessa. Abbiamo cominciato con maschi contro femmine. Esatto. Quando ho iniziato ho detto, Paola, attivate e fa sto film nostro. Che bella era, che bella. E Paola inizialmente ha detto, ma insomma... Ma che belli che erano in quel segmento, quanto erano fighi. No, quanto molto erano sexy, preziose, ma erano una bella, ed era bello vederli bisticciare, esatto. E poi era bello vederli tubare. Però abbiamo messo Paoletta in un contesto completamente di un film diverso, che ha fatto 16 milioni di euro. Dopo, quando sono arrivato con nessuno può giudicare, che era veramente insolito avere una commedia con una protagonista femminile, perché lei era il nome principale. Pum, abbiamo creato un progetto in cui c'è un film che fa un incasso stratosferico con la donna protagonista. Dopo, Potopom, è arrivato con Riccardo Milani, Il Gatto in Tangenziale, dove anche lì c'è, però sono in coppia, no? Certo, c'è Albanese, esatto. Arriva adesso il progetto della Befana. Paola improvvisamente diventa, improvvisamente nel giro di 7-8 anni, diventa un'attrice l'unica in, sì, Italia che vende come i maschi. E meno male, e ce ne dovremmo avere almeno 3 o 4. Esatto, così. Io per esempio cito la mia amica Anna Foglietta, che è bravissima, mi piacerebbe tantissimo che lui che fa esplose un progetto su Anna forte, boom, e facciamolo, Anna che esplode perché è colei che insegna le scortitudine alla signora Paola Cortellesi, al personaggio di Paola Cortellesi. Bravissima. Nessuno mi può giudicare, Anna esplode con quel film. E io ho avuto la fortuna di lavorare veramente con degli attori straordinari. Io certe volte ci ripenso, non ho, cioè mi sono tolto degli sfizi veramente incredibili di lavorare con i più grandi attori italiani e non me ne sono reso conto lì per lì. Cioè, nel senso, per me Paola era più una mia amica che una grande attrice. Cioè, era una grande attrice, ovviamente, se non vabbè, avevo... dai, però l'ho vissuta quasi in amicizia. Adesso mi rivedo la mia carriera, e ho detto, io ho fatto quel film dove c'era Papaleo che era straordinario, Raul Bova che era bravissimo, Paoletta stratosferica e Anna Foglietta che ha avuto l'occasione di farsi vedere dal grande pubblico in un personaggio straordinario che era fortissimo. Ma poi vogliamo parlare di altri ruoli, c'avevo Lillo, Lucia Ocone, Caterina Guzzanti straordinaria. Insomma, sono stato molto fortunato. Lucia Ocone, che bella, che bella attrice. Allora, Lucia è straordinaria, è un'altra attrice, a parte che Lucia sono anni che finché fa Natale con Brizzi si toglie delle soddisfazioni con personaggi, è bravissima. Sarebbe pure figo che te le tutte insieme queste. Pensa a fare un film Cortellesi, Ocone, Foglietta e un'altra di queste grandi attrici. Penso a Margherita Buia, la Capomondi, la Crescentina. La Farina fece Amiche da morire, che sì, fece anche qualcosa al box office. E noi pensammo, e c'era un impacciatore, Gerini,
Capotondi, fortissime, sì. Fortissime, Sagerini, non so, fortissime. Impacciatore bravissimo. Quindi, ragazzi, e fece qualcosa al box office, era molto carino. Poi purtroppo lei fece dopo Io Napoleone, dove comunque si provò a dare a Michela Ramazzotti un personaggio molto diverso. Quindi insomma, ci sono. Sai che faccio? Una specie di faccio Non ci resta che il crimine o il seguito tutto fatto dalle donne, però. Mo ci arriviamo allora. E mo è grande assist di Bruno. Bruno scatta sulla fascia, crossa peggio del Brunetto, meglio del Brunetto Conti, meraviglioso in quelle state. E poi Rossi la mette dentro così di testa contro la Polonia. Mamma mia, che meraviglia. Ma Brunetto che faceva in quel mondiale? Tu c'avevi 8 anni. Io c'avevo 8 anni. Che faceva? E ancora non assomigliavi così tanto a Corrado Tedeschi. Ma davvero Corrado Tedeschi? Corrado Tedeschi giovane, sì. Beh, io adoravo slalom, mi piaceva tanto slalom. Forte. Ah, che bello che era. Che assomigli bello che era. Un po' pure al produttore Roberto Sessa. C'è qualcosa di Roberto Sessa. È un incrocio tra Tedeschi e... Allora, non è lui. Allora è stato creato dalla Germania dell'Est nel 1974, all'indomani di Germania Est 1, Germania Ovest 0. Tu dovresti vedere mamma e papà miei. Io non... Sei adottato. Io amo molto l'Inghilterra, amo molto il mondo anglosassone, detesto, non sono cattolico, detesto i cattolici, non amo molto l'Italia, insomma ci sono cose del mio paese che non amo particolarmente, e mia madre secondo me negli anni 70 può essere andata in Inghilterra con un grande appassionato di Monty Python, perché sembro, cioè, guarda che carnagione, cioè, ma che so, italiano io? Sì, in effetti sembri un po' nato a Bristol, sai queste cose? Mi piace molto lo mio umore inglese, esatto. E parlo romanaccio un po' per darmi per cercare di confondermi, il mimetismo, esatto. Tra noi, però non è molto vero, aloe vera. Ma io sono proprio completamente anglosassone, come che cazzo ci faccio in questo paese? Me lo chiedo, ma basta. Ma mancano soltanto 6 minuti alla fine dell'intervista. Però, mi hai dato l'assist. Dove? Magnifico, questo è un franchise, c'è qualche scemo. Prima parlavamo di scemitudine, c'è qualche scemo che, non lo so, è ancora trattenuto a fare Jig 2, non sappiamo perché siete trattenuti a fare Jig 2, perché c'è tutto il paese che lo chiede, vogliamo Enzo Ceccotti e voi non ce lo state a dare. Ma Gabriele sta facendo di meglio, fidati. Gabriele Mainetti sta facendo di meglio. L'hai visto il film? Non posso dire niente. Hai visto il film? Non posso dire niente. Bruno ha visto il Freaks Out. Ti dico che Mainetti sta facendo di meglio. Ma gli auguro tutto il bene del mondo, perché voglio che vinca l'Oscar. Si sta puntando forse all'Oscar con questo film? Non lo so, però io mi auguro che lui nel giro di 5-6 anni diventi uno dei registi che nella storia del nostro cinema è stato candidato all'Oscar, che già essere candidati con un film è già una grande vittoria. Grandissimo, grandissimo Bruno, lo speriamo tutti, vogliamo un bene dell'anima a Gabriele, grandissimo Gabriele, e soprattutto la vita è lunga e c'è spazio pure per Jig 2, però... Tigna, questo Jig 2, non lo fa, non lo vuole fare. Lo farà, se no mi ammazzo e... Se no facciamo le fiamme così. Cioè che lo fa, però muore subito Santa Maria la prima scena. Pensa se lo fa, io sono morto l'anno prima. No, ma cazzo. Ragazzi, io sono anglo. Cioè, a me mi piace lo humor nero. Pensa se lo fa e me lo dedicherà. Se io morirò prima. Dedicato a Francesco Lo. No, mancano 11 minuti alla fine dell'intervista. Dedicato a Francesco Dalò. Questa l'amante dei Monty Python sarebbe una cosa che mi piacerebbe molto. Allora, ok, allora stiamo per finire. È in nuce, è un franchise. Questa ideuzza, perché allora ti faccio una critica, visto che ci siamo baciati, abbiamo tubato per 80 minuti. Io volevo due o tre inquadrature in più su Ilenia, spoiler, verso la fine del film, perché è molto bello quello che accade al suo personaggio. Beh, però li frega tutti, insomma. Volevo due o tre shot in più, cioè, lo sai, ci pensavo molto oggi, dicevo, qual è una mancanza, una carenza, come proprio un piatto che tu mangi e dici magnifico, però... Perché ti è piaciuto il personaggio. Nel momento in cui li lascia, magari un qualcosa in più, perché è molto interessante quello che succede, è come se arrivasse un po' all'improvviso quella roba, noi stiamo molto là, lei, è bellissimo quello che accade, e perché poi... da spettatore rompicoglioni critico, è molto collegato a questa codina che fa stupenda, che ci può far pensare... Non la dire?
ha un futuro, ci può far pensare, visto che è un film che parla di passato e c'è un bellissimo ritorno al futuro. Peraltro esce la stessa settimana in cui esce un film di Robert Zemeckis, e questo è un film che tutto cita Ritorno al futuro, cioè, regalo, c'è proprio Gasman che fa proprio Ritorno al futuro, e grande Bob Zemeckis va in sala sfidando con un bellissimo, un film molto inquietante e interessante con Steve Carell. E allora, Ilenia potrebbe, come posso dire, essere enorme, forse con make-up, non sappiamo. Entriamo quasi in zona Suspiria con Tilda Swinton, make-up possibili, immaginabili. Tu col make-up ti divertiresti? Qual è la cosa di make-up più forte che hai fatto nella tua vita? Perché abbiamo, così la chiudiamo questa intervista. Hai sparato, c'è stato il battesimo del sangue. Make-up forti che hai fatto? Yes. Ok, sì, ma make-up di invecchiamenti? Mai, effettivamente, mai. Make-up di cambiare nasi, cose, bla bla bla. No, mai. Quindi ti potresti divertire? Sì, anche perché poi ho già capito che cosa voglio fare nei prossimi anni, perché com'è che posso rifare sempre. Se sto film fa il botto, come tutti speriamo, perché ragazzi, secondo me questo è un film molto popolare nel senso veramente bello del termine. A me piacerebbe fare un cartone animato tantissimo. Mi piacerebbe proprio scrivere un cartone animato. E lo so io, ti presento io delle persone. Da no, mi presento. No, vai. Lo sai che Enzo è venuto a cena una volta perché ce l'avevamo conosciuto. È venuto qua. Abbiamo mangiato l'estate, lì c'è il mio tavolo fuori in terrazzo. Abbiamo mangiato perché ci dovevamo conoscere. Allora è stata una serata molto piacevole. Enzo, che adoriamo, no, ti devi incontrare a Napoli. Un gruppo che si chiama MAD, sono quelli che hanno fatto Gatta Cenerentola. È figo, però io farei una roba tipo Waking Life. No, tu devi andare a parlare. Cioè, piacerebbe fare una cosa bellissimo. Tipo Trainspotting, però fatto a cartone animale. Benissimo, devi andare a parlare con quelli. Va bene. Perché hanno una gran bella testa e questa cosa, prendi, lo organizzo io l'appuntamento, tanto è facile, li conosciamo. E sono i ragazzacci di Gatta Cenerentola. E tu vuoi fare il photoscope, quello che un tempo si chiamava rotoscope, Ralph Bakshi, il signore degli anelli, Waking Life è Linklater, si filmano le persone e poi come nella pittura iperrealista si prendeva una foto e poi il pittore dipingeva sulla foto, si filma in live action e poi si mette in post. No, però non intendevo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dei contenuti. Ci piacerebbe fare un film per adulti, però per cartone animale. Questo si fa. Ok, quindi Bruno, allora chiudiamo questa intervista con Carlo Freccero, che è tornato in auge, quindi fortissimo dentro la Rai, con possibile sbocco televisivo. Vai, voglio un Bruno Enzo Trapani, mio sogno erotico. Voglio un Bruno. Rifacciamo lo stop, dai. Rifacciamo lo stop, che non si può chiamare non stop. Rifacciamo non stop nel 2000, negli anni, nel famoso futuro, e questo è l'uomo giusto per fare non stop, quindi pensiamoci. Seconda cosa, il franchise di Non ci resta che il crimine, perché guardate il finale quanto è figo e quanto è interessante. Questa è la mia, no, questa è la mia bacheca Facebook. Io non scrivo mai quello che penso. No, io metto. Non piacerebbe scrivere un viva la. No, e poi devo arrivare come Gigino Di Maio che fai le tre cose di smentita. No, abbiamo poi il franchise. Non ci resta che il crimine possibile, ma questo lo dovrete decidere anche voi. Ma io sono convinto che sarà un film molto, molto amato dal pubblico italiano, perché. E speriamo che vada bene. Io faccio un tifo sfegatato come l'ho fatto per la Befana, ma questo film la differenza è che mi è piaciuto pure. E poi la terza cosa è Bruno con cartone animato adulto vietato a meno di 18 anni. Beh, speriamo bene, dai, io ce la metto tutta. Intanto spero che andiate, intanto ti ringrazio perché sei sempre molto carino con me, e chissà se me lo merito. E spero che voi, insomma, che possiate vedere questo film, se non altro per giudicarlo bene o male, però per darci pure una mano a capire se sta strada che stiamo cominciando a prendere di provare a fare cose diverse, perché al di là del gradimento comunque è stato un Natale particolare. Comunque siamo usciti come film italiani con un film sulla Befana atipico, un film sui moschettieri atipico, un film su un viaggio nel tempo e romanzi criminali atipico. In qualche modo, diciamo, lo stesso giorno mio esce il film di Miniero, dove c'è un gorilla dentro casa, che è una cosa comunque atipica, no? E io spero sempre che vadano bene tutti i film, anche perché a me, francamente, incassare un milione in più, un milione in meno, diciamo, con tre quarti della vita già vissuta, non me ne frega niente, francamente.
Non sono uno di quelli che va sul cinema la notte alle 4 per vedere come... Io mi sveglio tranquillamente la mattina, faccio colazione, caco, veramente, mi faccio la doccia e poi vado a vedere il cinema con molta tranquillità. Se un film fa 3 milioni o 4, a me non mi cambia molto, quindi spero sempre che i film degli amici, tipo quello di Luca Miniero, pure vada bene, cioè, o comunque in maniera soddisfacente per poter dire è andata, perché arrivi a un punto quando fai questo lavoro, come del resto te, che tutti quelli che lo fanno sono amici tuoi. Quindi io, c'è la Befana, c'è sta Paoletta che è un pezzo di cuore, Stefano Fresi che è uno dei miei migliori amici, e come faccio a valutare o a pensare che è un avversario? Come faccio in un film diretto da uno che stimo come Giovanni Veronesi, come Moschettieri, dove c'è sta Mastandrea che è un altro pezzo di cuore, Lele Vannoni che è un mio amichetto carissimo, Picchio Favino che è un mio amico, Rocco Papaleo che per me è mio zio, a tifare contro? Cioè non riesci a tifare contro a Luca Miniero o a Lillo che sta in un altro... E quindi spero che vada bene per tutti, ma lo dico veramente sinceramente, perché no, infatti non devo fare sto cinema io, sto... perché è un po' un lavoro dei rosiconi, che vedo che intorno invece sono tutti belli tirati, che gli ero del tutto un po' il culo, e invece io sto sereno, ciao. Abbiamo scoperto che è anche regolare dal punto di vista scatologico. Tutte le mattine, come del resto, allora, non lo dice. Anche tu. Sì, ma io non ho problemi a parlare di queste cose. Guarda, ma io posso dire, secondo me è anche un po' più interessante del mio film. No, ma io sono regolarissimo proprio, cioè puoi mettere proprio. Abbiamo parlato di cose atipiche e di cose regolari. Le cose atipiche sono meno scatologiche delle cose regolari. Abbiamo parlato con Max, come al solito, un po' di tutto, un po' di più. È la video intervista a un anno di distanza dalla prima video intervista qui in cucina. La facciamo praticamente ormai ogni anno, ormai ho deciso, perché gli voglio speriamo bene. Non sarà l'ultima. È la prima del governo del cambiamento. Ah, io sto guardando che quanto ti piace di sta cosa. Non lo devi dire, sennò la gente pensa che è vero. È la prima che io muoia, prima che venga fatto Jig 2, che verrà dedicato a me, ma con Dalò al posto di Alò. Parliamo del 2041, pensate. E via, e grazie Max. E andate a vedere Non ci resta che il crimine, un grandissimo film atipico, popolare, di quantità e qualità, che veramente mi ha molto sorpreso. E io, a differenza sua, sono un piccolo critico che deve anche dire questo non mi piace, questo mi piace, anche se è vero, non tanto per una questione di conoscenza, ma quanto per una questione di coscienza. Questa ti piacerà, questa differenza. Amo molto, vi amo moltissimo, anche quando non vi conosco. E più invecchio, Max, da giovane ero più arrogante, e quando stroncavo ero più distante. Non è che mi sono avvicinato più a voi, mi sono più avvicinato alla cosa, e mi sento sempre più piccolo, come il Papa de Moretti. Mi sento sempre più inadeguato, perché amo molto il cinema e amo molto chi lo fa, a prescindere dalla mia frequentazione, che poi alla fine scarna, perché con lui non ci vediamo mai, e con altri non ci vediamo mai. Ci vediamo da quelle interviste. Ma ho, esatto, ma è il cinema, e voi siete il cinema, e questa cosa l'ho detto, cioè guarda, superati 40 è arrivata molto molto, mi ha molto cambiato, e quindi mi fa sentire ancora più in colpa quando esercito poi il ruolo, quando non mi piace. Certo. Però devo dire che tu lo fai con una onestà intellettuale che prescinde dai generi. Invece io, a me non piace quando c'è qualcuno che ha un genere preferito, ha la possibilità di scrivere su una testata e non analizza le differenze tra i generi. Mi spiego. Io posso essere un grande fan della commedia o la commedia all'italiana, però se poi esce La terra dell'abbastanza, ed è un piccolo capolavoro, a me è piaciuto molto quel film, io non posso andare, cioè devo andare oltre i miei gusti personali e dire di quel genere quella cosa è. Mi dispiace quando in realtà c'è qualcuno molto fissato su un genere, che qualsiasi cosa porta la parola commedia un pochino si parte con la puzza sotto al naso, così. Oppure che ci siano delle situazioni in cui basta una conoscenza personale, magari a un festival, per farti cambiare l'idea su quell'attore, per cui anche quando fa un film brutto poi dici che il film è bello. Quindi secondo me, da una parte quello che dici tu, il fatto che ti sei un po' integrato, che noi registi e i giornalisti siamo conosciuti, è una cosa positiva, perché ha creato un movimento. Dall'altra, forse quel distacco che dici tu, per cui ti stai prendendo responsabilità di parlare bene o male di alcuni film, deve però rimanere, perché altrimenti diventa tutto un calderone di simpatie. Esatto. E come è successo per anni nei tagli di Donatello, vincono quelli più simpatici,
a tratti, a volte, oppure quelli che in quel momento votavo anche a me. Questa cosa con i Davide, sei anni per anni mi sono arrivate le mail, oh Ciccio, mi voti? Certo. Che è una cosa che non si può, capito, che pure qua stiamo a fare cose delle mafiette, amicizie, oh votami questo così faccio, te prego, così è. Ma non è che mi puoi dare il numero di quello che so che vota. E quindi invece, insomma, via, cerchiamo di fare le cose giuste come così, il grande movimento del cambiamento del cinema italiano. E anche del David, Piera Letassis lo sta cambiando. Sì, e... ha fatto un movimento che secondo me ci sta, cioè ci sta, no? Cerca, comunque deve, poi se ci fosse proprio anche un metodo di, in futuro, di pensare a un metodo che sia un po' più oggettivo, per me sarebbe ancora meglio. Ma non, io non parlo per me, figurati, io faccio le commedie, che cazzo c'entro con i dati. Però in generale, secondo me bisogna. E ho detto tutto. Ma dai, l'hai vinto un David? Ma no, io non ho mai vinto un David in vita mia. L'hai vinto? No, mai. Ma hai vinto mai? No, hanno vinto le mie attori, le mie cose. Però no, no, io personalmente. Sei spiegato? No, sì, sei stato candidato 1000 volte. 9 volte. Sono stato candidato. Non so, ricorda. 9 volte. Cioè, David, io no. Quella volta sono stato candidato come miglior canzone. 9, non 8, 9, 9. Come miglior canzone mi avete candidato. È fantastico. Allora chiudiamo su Senti, senti il sentimento. Sento, allora, come sì, io... sento il sentimento. Sentimento, sento, sento. Sento, sento il sentimento. Ciao per taste. Ciao.